La comunità ucraina in Italia manifesta a poche centinaia di metri dall'ambasciata russa a Roma. Parole d'ordine dure, no all'aggressione, un messaggio al presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, rispetto all'integrità territoriale dell'Ucraina, ritiro immediato delle truppe dal territorio ucraino, estradizione dell'ex presidente Yanukovych, in via del Castro Pretorio, giungono notizie preoccupanti sui venti di guerra in Crimea. Questa notizia raccogliamo con grande sofferenza perché noi ci speriamo anche ancora che si riesca a trovare una soluzione pacifica e che il mondo occidentale, che è garante della nostra incolumità, garante della nostra sicurezza, dovrebbe intervenire in modo diplomatico per fermare l'aggressione, perché bisogna chiamare le cose come sono. Ora è in corso un'aggressione militare della Russia, della Federazione Russa, contro uno Stato sovrano. Tra i manifestanti anche i russofoni chiedono solo pace. Io le posso dire, da una cittadina ucraina, filorussa, perché io parlo solo russo, io non parlo ucraino, mia madrelingua è russa, io parlo russo-italiano in Italia, ma io non ho mai chiesto l'aiuto alla Russia, un intervento per salvarmi. Voi russofoni siete d'accordo con l'avvicinamento all'Europa? Certo, certo, noi siamo d'accordo perché noi vogliamo essere indipendenti. Il dialogo tra le varie etnie in Ucraina è sempre aperto. I giovani non comprendono questo clima di minaccia alla serenità di un popolo. Io ieri ho chiamato dei miei amici dalla Crimea, ho parlato con loro, io ho parlato in lingua ucraina, loro hanno parlato in lingua russa. Ci capiamo bene, tutto bene tra noi, solo qualcosa non va bene nella testa di Putin.